Sono numeri da grandi città, quelli registrati in occasione della 3 giorni del Capodanno teramano. A Teramo, solo ieri, nell'ultimo giorno, con il concerto di Ermal Meta, in centro storico sono arrivate oltre 10.000 persone, 20.000 in totale nelle 3 giornate. È stato definito il Capodanno della rinascita della città. Sì, siamo veramente contenti perché insomma, la proposta artistica ha premiato tantissimo, quindi ringrazio anche Paolo Di Sabatino e la Riccitelli per il lavoro straordinario che hanno fatto. Siamo stati anche fortunati perché comunque il tempo ci ha dato una mano e quindi poi tantissime persone, queste ecco 20.000 persone sono arrivate in Piazza Martiri e in tutto il centro storico di Teramo, perché ieri sono entrate in piazza 5.000 persone subito e 7.000 in tutto l'evento, tra quelli che sono entrati e sono usciti, e c'erano altri circa 3.000 nella città. Questi sono i dati che più o meno abbiamo potuto verificare con la questura. Quindi... Un successo annunciato, ma forse non vi aspettavate questi numeri. Le incognite, le variabili sono tantissime, non si può mai programmare, non si può mai dire che effettivamente tutti sapevamo che Cristina D'Avena avrebbe avuto un buon successo e avevamo la certezza di Ermal Meta. Poi c'è stato anche un Capodanno, che è stato il Capodanno probabilmente più partecipato negli ultimi 10 anni, quindi anche il Capodanno, evidentemente la musica popolare che non fa concorrenza a Pescara, per capirci, premia anche. E quindi... La programmazione ha fatto la differenza, sì, vero? Sì, sì. Affidarci a dei professionisti, fidarci dei consigli di chi fa questo mestiere, metterci del nostro anche, quindi cercando, perché noi abbiamo voluto come amministrazione fortemente Ermal Meta, l'abbiamo voluto fortemente anche per i messaggi che lancia, perché non si tratta solo di scegliere. Se in piazza ieri c'erano tantissime famiglie e tantissimi ragazzi e non è successo niente nelle 3 serate, perché dipende anche dall'artista che scegli. Già ieri sera sui social venivano riportate le sue frasi che invitavano alla pace, all'amore. Assolutamente sì, ispira tantissimi, tantissimi giovani. È chiaro che poi parliamo di artisti che difficilmente riescono a incontrare tutti, perché c'è uno staff dietro che lo protegge in maniera forse anche troppo esagerata, però è anche vero che insomma, vive un momento molto importante della sua carriera e quindi tantissime persone, ha un fans club enorme, quindi insomma, tantissime persone vorrebbero stare con lui. Lancia dei messaggi straordinari e siamo contenti di averlo avuto a Teramo.